rieccolo il campione dal 2009, nel 2023 qualche serata bis di pausa e poi torna. Allora, Adriano, 190.000 euro di eredità, ma il pensiero è, arriva dopo, adesso piano piano dobbiamo entrare, le parole, la cuffia, prego, ti faccio concentrare, Samira, Andrea, la famiglia è qua, voi a casa, e come dicono quelli bravi, forse intervenire numerosi perché sono, come dire, le ultime ghigliottine della stagione, quindi poi è chiaro, si può giocare in internet, cosa è, rifa con la scatola, però quelle qui, live, di Rai 1, sono queste. Allora... Campione, posso? Vada. Agguerritissimo. Ah, ci diamo del lei, no, prego. No. Vadi, vadi. Filini. No, no, no. Batti lei. Vado. Prima parola. Andiamo. Sasso oppure pietra? Pietra. Ghigliottina. Ripartiamo da sasso. Rompe, brucia. Brucia. Ghigliottina. Bravo Adriano. Buone. Leone. Buone. Ghigliottina. Non ci avviliamo, riorganizziamoci. Sasso, brucia, leone. Latte. Notte. Latte. Ghigliottina. Bravo il campione. L'ultima. Brava. Buona. Brava. Ghigliottina. Sasso, brucia, leone, latte buona, giocherai per 23.750 euro, campione. Buona fortuna, in bocca al lupo, dai! Il campione ha scritto, qua sento già il piccolo dibattito nostro, che vuol dire che la ghigliottina ci appassiona anche stasera. Fate, 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 tanto ormai poi il campione ha scritto. Grazie. Anche dovesse saltare fuori la parola, sta qua, ormai il campione ha scritto. Puoi levarti la cuffia, Adriano, io levo i sigilli alla parola. Va via dalla busta la parola, che stasera vale quasi 24.000 euro. Sasso, brucia, leone, latte, buona. Samira, l'hai beccata tu? Non lo so. Però ce l'hai un'idea? Sì. Va bene. A me non lo chiedi? Eh? A me non lo chiedi? No, te sono sicuro che l'hai indovinata, certo. Chiedo a Samira, che è più giochista. Che
come dicono quelli in gergo. Allora, adesso c'è una certezza. Sasso, brucia, leone, latte, buona. Vediamo. Campione, quando mi dici, io vado a girare e poi ci racconti. Poi commentiamo, sì. Vai, vado? Vai, vai, gira. Sasso, brucia, leone, latte, buona, la parola che secondo Adriano si sposa con tutte e cinque, peraltro parola meravigliosa è notte. Notte, noi giochiamo di sera, ma poi siamo sulla porta della notte che arriva. Allora, le varie sforbiciate fanno capire che è stata l'ultima che mi ha dato l'idea più forte, perché all'inizio puntavo sulle prime due. Ed è la buonanotte, dare poi la buonanotte. Dare la buonanotte, così come è la notte da leone, quando si fa una notte, scorre una notte brava, è una notte da leone, no? Sì. Poi ho pensato, facendo un ragionamento largo, quando si fa fatica a dormire di notte, un bel bicchiere di latte concilia il sonno. Giusto. Che poi detto da un medico, voglio dire, c'è anche il rimedio della nonna, giusto, era serena. Anche nei cartoni animati, a me è sempre piaciuto. Un bel bicchierone di latte. Paperino prima di andare a dormire. Bravissimo. Bicchierone di latte e via. E poi La notte brucia, spero che sia il nome di un romanzo, è Il sasso nella notte, è un altro romanzo. È un film, certo. Film. Sta, certo. Una pièce teatrale, largo certo. La fantasia. Dov'è il cassiere? Guarda, perché un po' poi nelle nostre puntate tutto si collegano. Ti ricordi la meravigliosa serenata dei paroloni di Cerelli? Se lui va di notte, sai che sasso che arriva sotto la finestra da parte dei genitori. La cocchiata è una sassata, la cocchiata dopo la serenata del maestro Cerelli. Allora, sasso, brucia, leone, latte, buona. Siccome con te si è creato questo gioco meraviglioso, cioè il tuo gattone Amedeo, che è, poi domande che tornano con gli animali. Ma se io ti aggiungessi sasso, brucia, leone, latte, buona, granchio. Chela, no. Polpa. No, calma. Sasso, brucia, leone, latte, buona, granchio, no. I granchi di notte escono sulle spiagge. Il granchio esce di notte per mangiare le tartarughe, no? Certo. In alcune spiagge. Nelle spiagge quelle tropicali. Dimmi di sì, il granchio esce di notte. Sì, se vuoi te lo dico che il granchio esce di notte, però non si porta appresso la parola. Il granchietto con la cartellina. Io vi vorrei vedere felici, vincenti tutte le sere. Tutte le notti, ogni notte qua, però. Ad esempio, tu manchi Rinato, ma c'era una reclame. La meravigliosa Virna Lisi, straordinaria, con la quale ho avuto anche il privilegio di, diciamo, non di recitare, di essere nella stessa scena, vai, perché Virna Lisi era veramente un altro pianeta. Una donna straordinaria. Artista straordinario, un'intelligenza veramente sopraffina, talento, non lo devo dire io. Reclame, io ti metto all'inizio, adesso ve lo chiamate claim, il coso, carosello, la frase, con quella, dice lei, dice, veramente, può dire quello che le pare, può dire tutto, con quella bellezza. Certo, quella bellezza, quel talento e quella... Perché io quando con Cerelli andiamo a mangiare i panini la sera, io sono molto più di bocca buona. E quindi di bocca buona. Che di notte pure si può essere di bocca buona, di notte davanti al frigo, io so di bocca buonissima. Il sasso in bocca, denuncia, prima sul romanzo e poi il film di Giuseppe Ferrara, il sasso in bocca, la denuncia contro la mafia quando vuole zittire la società civile, le persone per bene. Lo so che fa paura la mafia, ma dobbiamo trovare il coraggio di parlare e di non spaventarci. Se no sono buoni tutti. Come diceva il dottor Falcone, ci dobbiamo dare coraggio, dobbiamo trovarlo, non è facile.
dobbiamo trovare il coraggio. Però sennò... c'era il romanzo, eh. Il romanzo era di Michele Pantaleone e il film di Giuseppe Ferrara. Poi La tua bocca brucia è il primo film di una giovane già meravigliosa Marilyn Monroe, o Monroe come preferite, con un grandissimo attore Richard Widmark. E poi La bocca di leone, fiore, perché siamo anche poetici e romantici, da bambini ce l'hanno detto, ma state zitto te che c'è ancora la bocca che sa di latte, ed essere di bocca buona, come abbiamo detto. Se non siete convinti e volete la parola, Adriano, notte, io però giro la parola, dico la parola. C'è la bocca della verità che arriva il TG1.